Oggi voglio farvi vedere tre modi per far sparire una carta. Completamente, sparita, andata. Siete pronti? Vi faccio vedere il primo. Iniziamo con questo che è veramente molto interessante. State attenti. Abbiamo un mazzo di carte, ok? Tutte quante carte diverse dalla prima all'ultima. E si seleziona una carta, ok? Una qualunque, tanto la farò firmare. Andiamo a prendere per esempio il 2 di quadri. E chiedo allo spettatore di scrivere il suo nome. Quindi nel mio caso scrivo Jack Mane. Ok, quindi lo spettatore firma la carta, ovviamente la firma sulla faccia e non sul dorso, perché sennò normalmente si firma sulla faccia, ok, la carta. E la carta, guarda, si lascia così in mezzo. E fate attenzione, lentamente, guardate, al mio 3 è sparita. Non ci credete? Volete vedere? Seriamente volete vedere? Guardate, tra tutte quante le carte, la mia carta, il 2 di quadri, l'unica carta firmata del mazzo, è completamente sparita. E voilà, come ho fatto? Ve lo spiego tra poco. Per fare questo effetto avremo bisogno di questa carta qua. Proprio questa. Questo è il segreto. Lo vedete? Non lo vedete? Questo è il segreto, raga. Guardate bene. Questo è il segreto. E questo è il segreto. E voilà. Il segreto è nastro biadesivo. E funziona sempre. Quindi quello che dovete fare è prendere un po' di nastro biadesivo. In questo caso prendo qualche centimetro. In questo caso prendo qualche centimetro, 4-5. E incollo il nastro biadesivo sul dorso della carta, in questo modo. Tolgo la parte non adesiva, quindi mi ritrovo con una carta appiccicosa, incollosa. E la cosa interessante è che non si vede. Dal vivo è invisibile, guardate, anche in telecamera è veramente invisibile. Quindi avete già capito che se io faccio scegliere una carta, mettiamo caso il 4 di cuori, la faccio firmare, ci può scrivere veramente qualunque cosa, tipo booster. Ci può scrivere quello che vuole. E ovviamente la scusa migliore secondo me è dire: ovviamente la carta l'hai firmata sulla faccia e non sul dorso, perché normalmente le carte si riconoscono sempre per la faccia. E qui quello che ho fatto è stato premere e automaticamente ora le carte si sono incollate. Qui ho due carte e magicamente il 4 di cuori sparirà. Quindi faccio così e dico: ovviamente la carta l'hai firmata sulla faccia e non sul dorso, così premo. Sto premendo, spingo due carte come una, ok? Le lascio sporgenti e dico, fate attenzione, la carta va in mezzo, 1, 2, 3, sparita. Qua la gente dice, no, come può essere, non può essere. Dico, volete vedere veramente? Guardate, stendo le carte, quindi ancora una volta qui premo verso il basso, premendo verso il basso si incollano ancora di più e successivamente faccio vedere che realmente la carta è sparita. Arrivo alla carta incollata, ok? Quindi sto un po' più attento. Continuo, questa è la carta incollata. Continuo e voilà! Il secondo metodo per far sparire una carta è il seguente. Si fa scegliere una carta allo spettatore, che potrebbe essere per esempio questa, in questo caso il 3 di cuori, e si chiede sempre di firmare. Quindi prima ho firmato busta, manettone, scrivo Eastpak, Eastpak 711 per i veterani, ok? E ovviamente la carta firmata sulla faccia va in mezzo al mazzo. E ora guardate, mi basta prendere l'anima della carta, così, e farla sparire. Sparita, andata, completamente sparita. Non ci credete? Guardate. Non c'è, 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 no scusate, questa non c'entra niente perché tipo è jolly blu, non c'entra. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, andata. Completamente sparita, l'unica carta firmata non c'è, sparita completamente dal mazzo. E voilà, questo metodo è geniale. Ancora una volta il metodo è questa carta qui. Questa qui, la vedete? Guardate, non questa, ma questa, quella blu.
Quella blu è il segreto, è il metodo, e vi spiego ora come funziona. Questo effetto io lo eseguo molto spesso per fregare soprattutto i maghi, quindi ve lo regalo, diciamo, perché è una cosa un po' poco conosciuta. E il segreto è appunto avere una carta diversa. Potrebbe essere la carta pubblicitaria, potrebbe essere un'altra carta blu, quelle sapete che vi vengono fornite col mazzo di carte. A me piace una carta blu che sia un jolly, quindi abbastanza riconoscibile, e che stacchi molto col colore del dorso, anche se la carta pubblicitaria è un buon compromesso. Quindi questa carta blu parte sul fondo del mazzo, così. Stendiamo le carte, stiamo attenti a non flashare l'ultima carta, quindi stiamo molto attenti a non arrivare fino in fondo, e chiediamo allo spettatore di scegliere una carta, quella che vuole. Mettiamo caso che scelga questa, può firmarla ovviamente sulla faccia, e mentre lui firma la carta sulla faccia, io continuo a mescolare in questo modo, guardate. Tac. Questo modo qua. Semplicemente sto trattenendo con queste dita sul fondo l'ultima carta. Così, quindi io mescolo e lei è sul fondo. Mescolo e lei è sul fondo. Potete vedere che la carta realmente rimane trattenuta sul fondo. E una volta fatto ciò, mescolo veramente, quindi porto via veramente, e gli chiedo di dirmi stop quando vuole. Sto pelando da sopra. Stop, ok, perfetto. Appoggia la carta qua. E ora automaticamente il jolly finirà sopra la carta scelta. Quindi abbiamo carta blu e carta scelta. Ora mi piace fare un gesto, quindi appoggio il mazzo, faccio un gesto, schiocco le dita e dico: la carta è sparita, andata, completamente andata. Spettatore dice: ma come? Guardate. E qui inizia a scorrere le carte in questo modo, molto importante. Fate attenzione perché ora arriva il segreto. Scorro le carte, dico: sparita, 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 sparita. Quando arrivo alla carta blu dico: no, scusa, questa non c'entra niente. Mentre dico questa non c'entra niente, questa mano lascia cadere sulle gambe la carta successiva, che ovviamente sarà la carta scelta. Quindi è non c'è, non c'è, non c'è. Ah no, questa blu non c'entra. Tutti guardano qua e questa mano, guardate, tac, ha tutto il tempo del mondo per scaricare la carta sotto. Nel flow, nel movimento, ok, nel flusso, non vede, tipo sparita, sparita, ah no, questa blu non c'entra, sparita, 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 ma chi la vede più? Sparita, ed è veramente sparita dal mazzo. Perché? Perché ce l'abbiamo sulle gambe, e da qui possiamo prenderla, metterla in tasca e fare tutto quello che vogliamo. E l'ultimo metodo che voglio farvi vedere è il seguente. Questo è molto curioso soprattutto per maghi, ok? Fate attenzione, si mescolano così le carte. Lo spettatore potrebbe dirmi stop in un punto qualunque. Mettiamo che mi dica stop qua. Da questo punto qui voglio far scegliere una carta facendomi dire stop così. Quindi quando vuoi lo spettatore mi dice stop e mi fermo sull'ultima che vediamo, ok? Quindi dimmi stop quando vuoi. Stop. Qua. Andiamo a vedere l'ultima carta. In questo caso il 3 di picche, è una bella carta, ok, abbastanza interessante, ti chiederei di firmarla oppure no, non è importante, perché quello che succederà è che io prendo il 3 di picche e lo lascio in mezzo, così che puoi vedere esattamente in ogni momento dov'è il 3 di picche. Chiaro che così è molto facile trovare la carta, ok, perché la vedi, però se io già la metto di dorso, già si confonde con le altre, e ora il mio obiettivo è quello di farla sparire, guarda, se io faccio così... Il 3 di picche è sparito. Ci credete? Guardate. Se prendete le carte, andiamo a vedere. Potete veramente vedere che il 3 di picche è seriamente e completamente sparito. Dalla prima all'ultima carta, infatti, non c'è. E voilà. Non so se ha flashato. No. A parte che manco. Vi spiego questo effetto, siete pronti? Il segreto è questa carta, è questa carta qua. Non lo vedete? Non vedete il segreto? Per davvero? Non si vede? Forse così lo vedete meglio? Questo è il segreto. È una carta doppia faccia, quindi una carta con una faccia da un lato e un'altra faccia dall'altro, doppia faccia. Ok? Come funziona? Vi spiego il maneggio, l'ho reso il più semplice possibile. Quindi, questa carta parte sul fondo. Ovviamente nel mazzo di carte non devono esserci altri 3 di picche e tantomeno altri 2 di cuori. Ok? Quindi togliete entrambe le carte. E ora quello che facciamo sarà mescolare le carte mantenendo sul fondo il 3 di picche. Una volta fatto ciò,
chiediamo allo spettatore di dirci stop quando vuole e iniziamo a mescolare prima realmente. Quindi abbiamo il 3 di picche qua. Se prima tratteniamo la carta, ora facciamo così. Lo spettatore ci dice stop e noi diciamo, guarda, per rendere le cose ancora più casuali, scorro le carte dal fondo e tu mi dici stop. E quello che faccio è fare un glide. Quindi separo l'ultima carta dalla penultima con queste dita, in questo modo, quindi così, tac, e inizio a scorrere le carte togliendo la penultima ogni volta. Tolgo questa, ok? Quindi dimmi pure stop quando vuoi, mettiamo a caso che lo stop lo spettatore mi dica stop qua, ok? Perfetto, in questo punto squadro la carta sotto e dico andiamo a vedere l'ultima carta, in questo caso il 3 di picche, e io posso toglierla proprio come carta singola. Recupero e dico, beh, è una bella carta, te la farei firmare o no? In questo caso meglio di no perché è una doppia faccia, quindi la andremo a sprecare, però se dobbiamo fare cose molto molto sceniche possiamo farlo. Quindi tac, prendo una doppia presa, quindi separo due carte e dico il 3 di picche, ruoto due carte, questo è molto interessante così faccio vedere il dorso della carta. Dico il 3 di picche va in mezzo al mazzo e metto tutte e due le carte in mezzo al mazzo. E ora con queste dita spingo dentro il 3 di picche, ok? E ora automaticamente qui si vedrà sempre lo stesso dorso, perché guardate, io sono così, tac, spingo, si vedrà sempre il dorso, il 3 di picche è già entrato nel mazzo, e la cosa particolare è che essendo doppia faccia, il 3 di picche è già sparito, perché in realtà il 3 di picche è qui dietro. Quindi ha un effetto visuale veramente veramente forte. Io dico il 3 di picche che lascio in mezzo come potete vedere e quando apro c'è la conferma che non c'è il 3 di picche. Tolgo la carta e dico però con le carte di faccia lo potete seguire meglio. Se io lo lascio con le carte di dorso ora è più difficile seguirlo e lo lascio nella parte alta, quindi non vado dove c'è la doppia faccia. E dico però se faccio così guarda, ok, la carta è sparita, è scomparsa. Ora giro le carte di faccia, le stendo e faccio vedere che essendo appunto la carta doppia faccia è qui dietro e lei è completamente sparita. E voilà, questi erano i tre modi per far sparire una carta. Spero che vi siano piaciuti. Quindi ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Io come sempre vi ricordo i miei prodotti, il mio libro di magia, Jack Noble tutto magia, le mie Black Flower che potete trovare in descrizione assieme alla mia scuola di magia. Io vi ringrazio come sempre per supportarmi, seguitemi su tutti quanti i social, Telegram, Instagram e altro, perché sicuramente pubblico cose nuove. Io vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!